Che cosa vuoi? Avevi accennato a un senatore. Puoi trovarlo al Campidoglio, non hai bisogno di me. Una volta ucciso il banchiere, voi ragazze dovete riprendervi il suo denaro. Bene. State pronte. Allora, dov'è questo senatore? Pane, pane! Avete sentito? Egidio vuole eliminare le licenze sugli esodi. Grazie. Basta con le ciance! Pagate il debito! Fate un'eccezione per un povero uomo! No! Il banchiere ci ha mandato a riscuotere! Avrò il suo denaro molto presto! È troppo tardi! Voi sì che siete un uomo! Un buon samaritano a Roma. Credevo fossero tutti estinti. Senatore Egidio Trochi. Non dovrò del denaro anche a voi, vero? Sto cercando il banchiere di Cesare. Cesare Borgia. E voi sareste? Un amico di famiglia. Cesare ultimamente ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi? Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutto? Allontanarci. So dove possiamo andare. Si va. Dovrete proteggermi, però. Le guardie non sono molto collaborative. Non so se ci siamo intesi. Qualcuno vi vuole morto. Qualche... Aiuto! Andiamo. Ma il Senato è inutile, visto che tutto il potere è in mano ai Borgia. Sapete che vuol dire non avere nulla da fare? Ti cambia dentro. Lo confesso. Ho iniziato a scoprire. Mi stanno attaccando! E andare. Ma siete un mago! Avete capito dal profumo sulla manica? Qualcosa del genere. Tempo i senatori proponevano petizioni su problemi seri. Lasciatemi andare! Non voi. Voi chiedete soldi per cause false, così da ripagare i debiti di gioco. Cause false? Sono intenzionato a perseguirle finché sarò finanziariamente in grado di farlo. Avete mai guardato una tomba e pensato è la cosa migliore che avrò fatto in vita mia? Seguite.
Qui non è sicuro. Continuiamo a muoverci. Credete che qualcuno gli insegnerà? Indossare quei colori! Vergognatevi! Aiuto! Non possiamo fermarci qui. Troppe guardie. Lasciatemi andare! Per formare una nuova milizia rionale. Lasciatemi andare! Fermatelo! Presto! Siamo con voi. Valeva la pena. Bene. Maledette missive! Non avrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà! Benvenuto a casa di mio fratello Francesco. Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo delle lettere. Che cos'è che volevate? Il banchiere di Cesare. Giusto.
Devo presentarmi con il denaro. Il problema è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla, però. Così mi date delle speranze. Santo Padre celebrerà la messa. Non posso credere che facciate davvero questo. A una condizione. Lo sapevo. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in Fiore quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi? Li farete scomparire? Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. Sta bene, andiamo. Vi seguirò fino al banchiere. Quanto pare siete pronto a morire da gentiluomo. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Vedete forse qualcun altro? Seguitemi, furbacchione. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Se ne sta occupando Cesare. Spero che stia bene. Allora, che cosa farete con il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Quanta generosità! Cosa avete detto? Niente. Scendi o sei...
Egidio ha con sé il denaro. Bene, bene. Il banchiere ha in mente una serata speciale. Gli consegnerò i vostri soldi. Date qui. Trattenetelo finché non torno. Meglio non perdere di vista il denaro. Perché non mi rilasciate? Ho pagato. Sta contando il denaro. Finché non finisce, non potete andare. Perché ci piega tanto? Ah, impressionante. Oh. Meglio che stia alla larga dalle guardie. Imbecille, state a te! Molto divertente. Perché ci piega tanto? Ah. Ora vai a uccidere il signore. Va tutto bene lì dentro? Dobbiamo andare, Luigi, o faremo tardi. Avete finito di contare? Va bene. Uccidetelo. No. Fortunato. Luigi dice di lasciarlo andare. Fate strada, capo.
Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Quel veneziano dallo sguardo penetrante. Siamo in orario. Siamo quasi arrivati. Spero tanto rare. Signore, va tutto bene? Siamo in orario. Ma il banchiere non è dall'altra parte? Ah, arriveremo per tempo. Siamo in orario. Il malchiaro dei fiorini, di che ne hai fatto, chiamo le guardie. Dove stiamo andando? Ah, arriveremo per tempo. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Dove stiamo andando? Siamo in orario. Signore, va tutto bene? Ah, arriveremo per tempo. Sta andando nella direzione sbagliata. So che la città può... Ben presto ci troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Siamo quasi arrivati. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Spero tanto che ci facciano entrare. Non metto in discussione la vostra autorità, ma non dovremmo andare. Secondo te ha dimenticato la strada? Ora sì che andiamo dalla parte. La sede in boccia! Avete scelto un percorso molto interessante. Io avrei scelto un'altra via, ma in fondo chi sono io? Sta andando nella direzione sbagliata. Ma il banchiere non è dall'altra parte. Qualche spiaggia. Siamo in orario. La Francia invece ha una cuisine. Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Tranquillo, siamo quasi arrivati. Dove stiamo andando? Con il dovuto rispetto, sì. Ma il banchiere non è dall'altra parte. Era ora che qualcuno lo facesse vedere. Ben presto ci troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Ma il banchiere non è dall'altra parte? Ora sì che andiamo dalla parte giusta. Secondo te ha dimenticato la strada? Ah, arriveremo per tempo. Spero tanto che ci facciano entrare. Siamo in orario. Buongiorno. Chi è il più forte adesso, eh? Questo potrebbe essere un buon... Tranquillo, siamo quasi arrivati. Ben presto ci troveremo in mezzo a tutti gli invitati. Siamo quasi arrivati. Datemi il portiere, Luigi. Lo devo portare al banchiere. Potete entrare. Noi non entriamo. Dovete pattugliare per ordine di Cesare. E ti pareva. Cesare, è qui. Luigi è stato ucciso.
Abbiamo trovato il cadavere al Pante. Luigi? Ma è appena entrato. Via Claudia, che il banchiere è qui. Volevo dire, fate pure. Non sono mai stata tra Trastevere prima. Le rovine mi rendono un po' nervoso. No, vi proteggo. Ci credo. Ma che bel forziere avete lì. Non è mio. Però lo tenete tra quelle vostre braccia così forziere. Dovete toccarle. E poi cosa dovrò dire in confessione? Denaro per voi, banchiere. Dallo a me. Anche qui. Tu puoi andare. Dove ho messo la borsa? Onoratissima. Benvenuta alla mia festa. Sono Giovanni Borgia. Cesare sta per iniziare il discorso nel salone, eccellenza. Vieni. Ti stai divertendo? Mia cara. Sì, eccellenza, moltissimo. Una festa stupenda. Bene. Non ho badato a spese. Si vede.
Sono le cose belle della vita, la vera ricompensa che... Dov'è finito? Se vedo una mela e decido di coglierla, nessuno mi ferma. Tranne il proprietario dell'albero. Forse non mi hai capito, mia cara. Gli alberi sono tutti miei. Non io. Grazie a tutti per essere venuti. Ti attendo una lunga notte. Avete bevuto per caso? Quale miglior modo di festeggiare le mie vittorie che unirsi in una fratellanza virile? Presto ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'Italia unita! Allora, la baldoria durerà 40 giorni e 40 notti! Che la festa abbia inizio! Si era parlato di conquistare l'Italia. Se il vostro geniale comandante in capo dice che è possibile, perché non vi rallegrate? Rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica. Apprezzo ciò che avete fatto per me, ma l'esercito è mio, quindi sono io che decido. Non siate cupi, divertitevi. C'è nulla da fare a te, povero diavolo. Ma meglio a te che a me. Tutto ciò che ho toccato, visto e gustato. Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto. Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani. Ma ho dato alla gente ciò che desiderava. E ora ne pagherete il prezzo. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescati in pace. Subito.
Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro. Ci hanno seguite. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo, se serve. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico io.